L'ospedale di Scafati, De Luca chiede di richiuderlo. Ha scritto nel suo programma che bisogna tornare al decreto 49, quello del centro-sinistra. Nel decreto 49, andatevelo a leggere, c'è scritto che l'ospedale di Scafati si deve chiudere. Tant'è vero che io l'ho ereditata questa chiusura, però abbiamo evitato che fosse realmente chiuso, cioè chiuso materialmente, però si stava oggettivamente indebolendo. Oggi invece l'abbiamo rimesso nella rete, quindi vuol dire che ora ricrescerà un'altra volta, ma soprattutto rimane aperto, cioè noi abbiamo riaperto di fatto, salvato l'ospedale di Scafati e De Luca lo vuole richiudere. Questa è la verità, perché queste sono le verità delle carte, perché ogni tanto sento tante bugie, ma non portano mai una carta, cioè no, loro non portano mai un documento a sostegno di una linea. Questa è la cosa che mi preoccupa. La richiesta di chiarimenti è arrivata, ma non la richiesta di chiarimenti non riguarda la rete ospedaliera, quindi non riguarda nessuno dei 7 ospedali, quindi compreso Scafati, che noi abbiamo salvato. Quindi non riguarda? No, riguarda la rete ospedaliera, riguarda come organizzi la struttura dell'ictus, come organizzi la struttura della rete cardiologica, come integri i privati. Quindi sono questioni di merito per migliorare il piano, ma di fatto per noi c'è stata la piena approvazione del piano. Poi è chiaro che il governo chiede sempre miglioramenti, adeguamenti, ma il dibattito con il governo è sempre un dibattito di questo tipo. Però l'unica cosa che noi abbiamo certezza è che non si toccano i presidi ospedalieri che noi abbiamo salvato, compreso Scafati, rispetto a De Luca e al centro-sinistra che l'hanno già chiuso una volta e lo vogliono richiudere anche questa volta qui. Ma chiaramente non possono più chiuderlo perché non l'abbiamo salvato.